Buongiorno, è un costumino che per me è un qualcosa di sexy. Purtroppo oggi no. Niente. Li ho lasciati a casa perché sapevo che passava lei. Grazie, molto gentile. Cosa dice? Bella giornata, per fortuna ieri ha rinfrescato, oggi si sta da pappa. Notiamo quante persone in passeggiata a visitare il centro storico di Chioggia e quest'oggi hanno trovato la sorpresa, il Zioba, il mercato amici. E perciò giornata ancora più piacevole. Infatti. Bello, bello. Ciao Andrea, ciao, buongiorno. Ha visto qualche ex assessore in giro per caso? No, niente, vabbè. Ascolti, no, stia buono, venga qui. Dimmi. Tante persone ci dicono Ferragosto c'è il mercato. No, Ferragosto ci siamo, anzi diciamo a tutti i clienti che c'è una festa fra amici a Chioggia. Bene. Tutto. Ok, quindi ci vediamo a Ferragosto, buon Ferragosto a tutti. A lei. Senta. Lasciamo stare la sua amica intima, no. Schlein, non parliamo della Schlein per piacere, perché ogni volta ritira fuori la Schlein, la città. Tanti mi chiedono, Ferragosto c'è il mercato, non c'è il mercato? In teoria no, noi non abbiamo avuto comunicazione che non c'è. Quindi c'è. Però il comune di Chioggia non sarebbe la prima volta che ce lo dice a mercoledì che il mercato non c'è. Ma sono bravissimo che il comune di Chioggia, il sindaco è un sindaco eccezionale. Lei... No, io non commento perché non faccio parte della comunità di Chioggia, però per quanto mi riguarda a livello lavorativo, ma non è solo questa amministrazione, tutte te lo comunicano all'ultimo, così tu non puoi neanche protestare, capito? Non capisco. Allora fanno un po' male per i tassi. Penso comunque ci sia. No, bisogna chiedere ai vigili, no. I vigili ti dicono che non sanno. Non sanno, va bene, dai, comunque dai. Dovrebbe esserci bene. Va bene. Ok, buona giornata. Buona giornata. Saluto la tua amica. Che la Sali si è andata in montagna. Ah, in montagna. A rilassarsi perché è stanca. Ma perché tira sempre fuori queste cose di sta spiegando? Perché ho visto ieri l'intervista su. Ma lei... Poverina mi ha fatto anche un po' pena, capito? Ma gli ha dato i soldi che avanza la latte. Deve pensarci. Deve pensarci. Vabbè. Ha detto che è andato sulla casa, suo papà ha altre case in montagna. Ah. Sta vedendo su quale andare, perché giustamente non può usufruire di tutte le case. Anche a Ferragosto, festeggeremo il Ferragosto insieme. Buongiorno Chioggia, I love you Chioggia, goodbye. Ci saremo per la vostra gioia anche la prossima settimana. È Ferragosto, non cambiate! Quest'anno bisogna tornare a Chioggia, la festa è più bella! Ciao! Senta, ma mi spiega una cosa, com'è che con questo caldo ci sono poche donne scollacciate? Com'è questa cosa? No, ce ne sono, basta guardare bene. Com'è andata oggi? È andata bene, fa meno caldo, quindi la gente si muove. A parte la paura di quello che è successo, che succede. Esatto, la paura del brutto tempo, però volevamo intanto informarvi che a Ferragosto siamo presenti, infatti. Per canto regolare, quindi vi aspettiamo, non ci sono scuse anche per chi di solito lavora, il 15 a casa in festa, noi saremo presenti. E verremo a trovarvi. Esatto, veniteci a trovare, saremo presenti comunque fino all'ultima settimana di agosto in tutti i mercati. Grazie, vi aspettiamo. Grazie, ciao.
sta girando quella maleta rossa, prevede che ci siano elezioni vicine? Perché se lei è sempre stato attivo nelle campagne elettorali, quindi questa maglietta rossa è un indizio, c'è qualche movimento che